God bless the company. God bless them. Benvenuti, benvenuti su Pharao, a New Era. Questa è la demo del gioco a cui sto dando sempre un occhio da un po' di tempo a questa parte. Per chi non conoscesse Pharao, Pharao è un vecchio city builder del 1999, dove il tuo obiettivo era sostanzialmente di creare la più bella città dell'antico Egitto attraverso una bellissima campagna molto simile a Caesar 3 e a Zeus più Poseidon, un altri due giochi sono molto simili a fare. Cosa andiamo a vedere oggi? Questa è la demo che hanno finalmente rilasciato, se non sbaglio, ieri. Work in progress, tra l'altro. Ragazzi, questo gioco veramente ci ho passato letteralmente le ore sopra un vecchio CD che ho ancora con me. Ci gioco anche a volte su questo computer. E vedere la demo di un nuovo Pharao che riprende quello vecchio è meraviglioso, è veramente bello e sono veramente felice. Non perdiamo tempo, play, ho già creato la famiglia così stiamo a posto. Ok, andiamo alla campagna, andiamo subito. Mamma mia, i brividi. Noi dobbiamo iniziare a Nubd. Allora, periodo predinastico. Quindi la tua famiglia inizia nel periodo predinastico, guidando una piccola banda di nomadi attraverso la scoperta delle arti della civiltà. La tua guida aiuterà l'Egitto nella sua strada verso la grandezza visiva, che adesso però è solo vista vagamente. Praticamente siamo agli inizi dell'antico Egitto. E si va. L'obiettivo sono 6 baracche, ma veramente. Vabbè. Ok. Mamma mia, tornare qua mi fa impressione. Oh no, la musica originale, ma tu mi vuoi vedere Welcome morto. Welcome to ancient Egypt, land of the pharaohs. Here you'll participate in the history of one of the greatest civilizations the world has ever seen. In an epic story that spans more than 15 centuries and 24 generations. You must lead one family, generation by generation, from its earliest beginnings in Egyptian prehistory, through the dawn of civilization, to the establishment of a unique and powerful empire and beyond. Our story begins more than 5,000 years ago, along the banks of the Nile River, in an area known as Nubt. Here, a small confederacy of clans struggles to eke out an existence in the harsh environment. With you at its head, your family leads this small settlement. No, vabbè, ma... meraviglioso, è bellissimo! Humble beginnings. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è ovviamente costruire questi spazi per le case, per permettere ai coloni di stabilirsi, quindi per creare un posto dove vivere, ovviamente collegati ad una rete di strade, per permettere agli eventuali abitanti di trovare la propria strada facilmente e più efficacemente. Ok, allora. No, mamma mia. Ma è meraviglioso. Ma queste icone che vedete sono esattamente quelle del vecchio gioco, eh? Mamma mia, che bello. Che bello. Guarda qua. Con che grafichina mi fate vedere questi? Io mi ricordo quello del 99 che sono 4 pixel in croce messi in là. Ma no, pure nelle case sono uguali. Pensavo fossero cambiato qualcosina. No, sono identiche. Che bello. Vabbè, ma voi mi volete morto. È meraviglioso. Che cazzo? Ho fatto già. Thank you.
The Kingdom Road. Ma stato di... che cazzo vuoi? Ah, ok, la strada, il sentiero, la via da cui arrivano i nuovi coloni nella nostra città viene chiamata la strada del regno. I migranti hanno sempre accesso libero nelle strade del nostro regno e quindi nella nostra città per stabilirsi quindi nelle nostre aree abitative. Se noi dovessimo isolare un quartiere da questa vitale strada che ci collega al mondo esterno, le case potrebbero semplicemente scomparire. Per evolvere le nostre case, i nostri abitanti hanno bisogno dell'accesso all'acqua, ovviamente. Alcuni pozzi ben piazzati daranno tutto ciò di cui hanno bisogno i nostri coloni. I pozzi devono essere piantati nelle zone dove c'è l'erba, quindi qua in sostanza, fino a quando c'è l'erba, per permettere di dare l'acqua. Ok, fino a questa distanza qua, quindi, ok. Quindi, services, hygiene, pozzo. Come faccio a farlo qua? Che vuol dire? Come faccio a farlo qua? Aspettate un attimo. Quindi. Ah, ma va a cagare, va. Ok. Pozzo. Ma è bellissimo! Questo cos'è? Ah, ok, questo è il simbolo. Bella questo. Non mi ricordavo. Non sapevo nemmeno si potesse fare una cosa del genere. Vabbè, ma questa è una svolta, però. Questa è una svolta. Guardate che bella. Raga, ma... vi rendete conto che io questi qua che vedevo in pixel in queste case. Dei pixel, così come i coloni, così come questo. Io me lo vedo così, è meraviglioso, è bellissimo. Una città, una popolazione che cresce ha bisogno quindi di una fonte di cibo stabile. E quindi significa anche conservare il cibo e poi distribuirlo. Ci sono alcuni animali come... so come si chiamano questi, li chiamo struzzi, ma non so se sono gli struzzi, non credo proprio. Possono essere cacciati. Poi ci sono i granai che vengono utilizzati per conservare il cibo e i bazar che servono per la distribuzione del cibo agli abitanti del villaggio, sostanzialmente un po' come si serve pure. Sì, ho capito, che non so cosa sei, però. Hunting Lodge. Ma proprio come nella missione devi costruire proprio due. Ben benissimo. Che cosa vuoi tu? Ok, la città sostanzialmente deve avere abbastanza lavoratori. Come dire, non posso costruire più edifici lavorativi di quante ci siano persone. Se ci sono poche persone non ha senso costruire tanti edifici. Ok. Ok, adesso il granaio. Lo costruiamo, ok, non lo dici. E il bazar. Ok. Quindi tu mi stai dicendo che il bazar messo qua con questa ok, con questa freccia qui mi porti, prendi qua, quindi mi fai tutto il giro e poi torni qui. Perfetto. Quindi lo facciamo. Ok, quindi distributori di roba in sostanza. Quando distribuiscono beni e servizi alle case, le strade, alle case, alle strade, tutto ciò che è, per un periodo di tempo, per ritorno nel nuovo edificio, una nuova camminata, quando arrivano ad un incrocio, possono prendere ogni direzione. Ok. Per non permettere ai distributori di roba di disperdersi, ovviamente tu non gli puoi dire dove devono andare, ma gli puoi permettere di mandarli da qualche parte. Basta costruire città, strade, scusatemi, non troppo intersecate. Ok, va bene. Voi dovete anche capire una cosa.
Una cosa molto importante. Ma poi sul fatto del bazar, in granaio è simile, molto simile. Non c'era questo, mi pare, questa persona dentro, ma il bazar è identico. Cambiava qualcosina nel vecchio gioco, ma è veramente bello. Ah, i roadblocks. In questo caso servono i distributori di roba per permettere di andare solo in una determinata posizione. Quindi così e così. No, non ho letto. Ah, ok. Allora, praticamente esistono questi due edifici, il Firehouse e gli architetti. A cosa servono? Allora, gli architetti servono per riparare gli edifici, perché comunque hanno bisogno di manutenzione. Quindi quando non vengono riparati gli edifici, crollano e quindi c'è bisogno di un architetto. Poi c'è anche i pompieri, in questo caso. Io li chiamo pompieri, ma sono coloro che ovviamente buttano acqua sugli edifici in fiamme. Ora che abbiamo, cioè scusate, ora che hanno cibo, sostanze, i nostri abitanti del villaggio hanno bisogno di un'acqua pulita da una cisterna di acqua, insomma, che è molto più preferita rispetto al pozzo. I water supply li chiamo cisterne, ma come non so se sono le cisterne, come i pozzi devono essere costruiti su una tenga dove sotto c'è l'acqua, quindi passa l'acqua, che è indicata dalla presenza dell'erba che cresce, crescente, che cresce. Queste water supply hanno bisogno di lavoratori. Ok. Ah, ho capito chi sei tu. Tu sei il pozzo grande. Va a cacare, va. Tu sei il pozzo grande. Lui è colui che dà un'acqua pulita a tutti. Proprio c'è una persona che con quest'assa, con queste due brocche, porta l'acqua pulita. Spero che gli animali si dormiamo un po' nel cazzo. Vabbè. I roadblock servono solamente i distributori di roba, ovviamente. Gli altri possono passare. Perfetto. Ecco qua, Fear. È cambiato rispetto al vecchio gioco, eh. Però è bellissimo, è bellissimo, bellissimo. Ah no, ecco, è questo, ok. Scusa. Quindi, Firehouse, Architect's Post. Beh. Ragazzi, è proprio come me lo ricordavo, cioè è veramente bellissimo. Lui sta menando come proprio un'animazione del vecchio gioco. Tra l'altro, qual è l'obiettivo? No? Cioè, che cazzo devo fare? Questo? No? No? No, vabbè, ma sta musica è proprio. Musica è uguale, pure questa, non mi aspettavo. Avevo degli obiettivi? Oddio! Ben fatto. Fornendo alla tua città tutti i benessi di prima necessità, cibo e protezione dalle loro case, dal fuoco e dal collasso, no? Dal crollo dei loro stessi, hai aiutato questa piccola iniziale civiltà nei suoi primi passi, a compiere i suoi primi passi nella sua lunga strada verso della storia. Vabbè. Tradotto malissimo, però perdonate. Bellissimo, raga. Ma è bellissimo. Tinis. Va bene, ragazzi. Allora, il video finisce qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Questa demo continua, quindi con un altro episodio. Quindi, se volete un altro episodio, ditemelo che ve lo porto con estremo piacere. Sono molto, molto felice di avervi portato questo video su Faro A New Era, questa demo Work in Progress. Sono felicissimo.
Sono veramente orgoglioso di poter provare sta demo. Veramente è proprio come me lo ricordavo, quindi la nostalgia si sente tantissimo. Ragazzi, video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi sia piaciuto, mettete un mi piace, commentate e noi ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.